Mentre gli aiuti umanitari arrivano nello Yemen, sul terreno la guerra non si ferma. Ieri è stata una giornata di duri scontri tra i ribelli sciiti Houthi e le forze fedeli al presidente decaduto Mansour Hadi, in particolare nella città di Taiz, nel sud del paese. Secondo fonti locali, almeno 7 persone sono rimaste uccise, più di 30 i feriti. I residenti raccontano una guerra le cui vittime sono i più indifesi. Qui a Taiz, dice un testimone, ci sono stati bombardamenti con armi pesanti, missili Katyusha, artiglieria, lanciagranate. Le vittime di questa guerra sono civili, innocenti e bambini, dice. Secondo le stime delle Nazioni Unite, la guerra nello Yemen è costata la vita ad ormai 2.000 persone e oltre 500.000 sono gli yemeniti costretti ad abbandonare le proprie case.